sicuro con il Viola Club di Milano avremo la possibilità di analizzare dopo i primi 45 minuti quello che è successo. Certo, quindi però torneremo da voi a brevissimo. Come dici tu, abbiamo tante squadre anche da analizzare e una tra tutte la Juventus, che continua a deludere un po' i tifosi, nonostante la partita in Champions contro il Malmo sembrava avesse riacceso un po' le speranze di ritrovare una mentalità vincente. E vedo subito in collegamento Susanna Gatto. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Con cui parleremo proprio di Juventus, buonasera a te, e ti chiedo magari di fare un po' una tua analisi di quelle che sono le problematiche che ha la Juventus e del perché non riesce a fare bene in campionato. Sì, certamente Massimiliano Allegri oggi nella conferenza stampa è sembrato in difficoltà anche nel dare questo genere di spiegazioni. Nessuno di noi si aspettava un cammino così difficile. Certamente alcuni problemi si erano già visti nella scorsa stagione, però arrivare a questo punto questa parte iniziale del campionato ed essere appunto nella zona retrocessione era un qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. Poi con l'arrivo di Allegri, che ha sempre dato solidità alla squadra, invece vediamo una un cammino quasi diciamo da imputare alla squadra. C'è una mancanza di mentalità, una prima partita contro l'Udinese iniziata insomma anche attaccando abbastanza bene, poi con due errori del portiere che hanno condizionato un po' quella che era già iniziata come l'anno scorso una stagione difficile per Szczęsny. Poi le voci su Donnarumma hanno peggiorato probabilmente anche la situazione. Da qui la squadra non è riuscita più a ritrovare le sue certezze, era tornata appunto col Malmo ad un'ottima prestazione per poi ritrovarsi a giocare contro il Milan, che fino a quel momento aveva fatto un ottimo inizio di campionato, e quindi una partita difficile certamente, e siamo stati in grado di far recuperare anche al 75esimo una partita che sembrava perlomeno per il primo tempo abbastanza in controllo. Non è stata in grado la Juventus di chiudere la partita con le occasioni che ci sono state nel primo tempo, e poi ha subito nuovamente per un errore di distrazione, in questo caso di Rabiot, che non si è posizionato nella corretta posizione come gli era stato chiesto dal portiere, che in quell'occasione si è dimostrato invece molto lucido, e la Juventus ha subito un gol e ha rischiato anche di perdere la partita. Quindi io credo più un problema di concentrazione, ma anche degli errori tecnici che vanno migliorati in allenamento. Ciao Susanna, buonasera anche da parte mia. Una domanda che ti faccio, con cui abbiamo di fatto concluso la passata stagione e riapriamo questa: il centrocampo della Juventus è realmente un problema? È un settore del campo secondo te che Allegri in qualche modo vuole plasmare, oppure vuole arrivare alla fine di questa stagione con questa metà campo e poi chiedere alla società di intervenire per sistemare qualcosa? Allegri è sempre stato capace di gestire un centrocampo della Juventus in cui c'era tantissimo talento, tanta quantità e tanta qualità. È un centrocampo diverso questo. Ne aveva parlato prima di tornare ad essere allenatore bianconero, adesso si trova però a gestire questo centrocampo. I problemi sembrano essere rimasti gli stessi però. Sì, il centrocampo della Juventus sui numeri sembra anche molto ampio. In realtà Ramsey non è mai a disposizione, Arthur non è stato a disposizione per la seconda parte di stagione dello scorso anno, non è ancora a disposizione e a quanto pare tornerà dopo la sosta. McKennie è un giocatore molto giovane, Locatelli è un giocatore a cui si sta chiedendo di fare anche più di quello che solitamente ha fatto nel Sassuolo o nella nazionale. Quindi certamente io se dovessi prendermela con qualcuno, diciamo, me la prenderei con quei giocatori che da un po' di tempo stanno nella Juventus, come Bentancur, che ancora non ha dimostrato di essere secondo me un titolare della Juve. Probabilmente può essere un buon giocatore dalla panchina, un subentro dalla panchina, però non è un
giocatore che riesce a dare qualità al centrocampo, è uno che recupera, ma non, nella partita contro il Milan si è visto come abbia sbagliato molte volte l'ultimo passaggio che avrebbe potuto portare la Juventus a mettere davanti alla porta l'attaccante e poi così a finalizzare e a risolvere il problema, a chiudere la partita, insomma. Quindi io credo che il centrocampo della Juventus non sia assolutamente finito, sia anzi abbastanza inesperto, e a parte Bentancur o anche Rabiot, che ha avuto l'esperienza del Paris Saint-Germain, che però non dimostra tanta continuità. Spero che il ritorno di Arthur possa dare qualità, perché secondo me è dal punto di vista della qualità e della tecnica sia il migliore del centrocampo della Juventus, però io credo anche che la Juventus ritornerà sul mercato anche a gennaio, se ci sarà l'occasione sicuramente ne terrà conto. Però sicuramente dovrà far fronte anche ai problemi come tutte le altre squadre della Serie A, problemi finanziari. Quindi secondo te riuscirà a fare delle operazioni che possano aiutare la squadra? Dipenderà tutto dalle operazioni in uscita, oppure se ci sarà l'occasione di qualche scambio, perché in realtà è un mercato molto particolare per tantissime società, a parte due o tre, abbiamo visto quest'estate, non hanno risentito minimamente della crisi Covid. Cioè, però sono convinta che alla Juventus non basta rimanere con questo centrocampo, quindi sicuramente si metterà sul mercato alla ricerca di qualche occasione. Se questa arriverà o meno non lo so, e ripeto, dipenderà chiaramente dalle operazioni in uscita e dagli scambi, perché il bilancio è quello che è, nonostante l'aumento di capitale, però bisogna un attimo dare conto ai conti, appunto. Fino a circa un paio di settimane fa l'argomento principale era la partenza di Cristiano Ronaldo, ma come si può sopperire alla sua assenza? Si parla in termini numerici, tante reti che devono essere ridistribuite tra altri interpreti, tra altri giocatori. Il settore avanzato della Juventus, secondo me, Susanna, correggimi se sbaglio, è di qualità, soprattutto sugli esterni si può lavorare molto con giocatori come Chiesa, come Kulusevski, si può recuperare uno come Bernardeschi davanti. L'alternanza tra Morata e Ken può regalare sicuramente grandi soddisfazioni, ma come si esce da questa situazione di impasse? Come si può in qualche modo sopperire all'assenza di reti di Cristiano Ronaldo? L'assenza di reti, secondo me, deve un attimo essere, deve arrivare in qualche modo un sostegno dal centrocampo, e questo appunto ci sta mancando, l'ha detto anche Allegri. Rabiot dovrebbe segnare molto di più per le caratteristiche che ha, perché si inserisce ma non finalizza. Anche contro il Milan si è visto diverse volte che ha sprecato delle occasioni abbastanza clamorose, e secondo me non è una questione di tecnica, ma è una questione mentale. Non è al 100% in partita, spesso è superficiale, nonostante il suo fisico si fa molto spesso rimontare anche da giocatori molto più, diciamo, tra virgolette gracili rispetto a lui. Io credo che una mano per l'attacco la possa dare assolutamente Chiesa, che per me è un titolare inamovibile, e secondo me sono state anche un po' stravolte le parole di Allegri a riguardo. È un calciatore che non è ancora in grado di fare quello che fa Cuadrado a livello, passatemi il termine, difensivo, ma questo perché Allegri chiede questo a Chiesa, perché il centrocampo non può sostenere un attacco come Morata, Dybala e Chiesa, e quindi serve sempre qualcuno che riesca a tornare, e in qualche modo Chiesa deve migliorare da questo punto di vista. Susanna, a proposito delle parole di Allegri, lui dice, emerge proprio questa frase da un video, e vogliono giocare nella Juve, quindi probabilmente si riferisce a questi giocatori, però emerge proprio un rapporto magari non disteso con i giocatori, questo va ad influire poi sulla performance? No, io credo in realtà che non ci sia un problema con lo spogliatoio, con i calciatori. Come ha detto lui stesso, è stato uno sfogo. Chiaramente lo sfogo ripreso dalle telecamere poi viene molto spesso ingigantito. È chiaro che Allegri sa cosa significa stare nella Juventus. Molti calciatori ancora non lo sanno della Juventus. Io penso più che a Chiesa, perché ha dimostrato in realtà di essere un fuoriclasse già nonostante la giovane età. Io penso ad esempio a Kulusevski.
Kulusevski non ha ancora dimostrato quello che la Juve, su quello che la Juventus ha investito, perché ricordiamo che è stato un grande investimento, ancora entra abbastanza molle nelle partite, forse alcuni dicono non sia stata data abbastanza opportunità, ma io non credo, credo che bisogna entrare in un certo modo in partita, e i cambi che sono stati fatti durante la partita contro il Milan, tutti e tre, non hanno dato i loro frutti, ed erano tre cambi offensivi, nonostante si possa dire che Allegri voglia difendere il risultato, ma ha messo tre attaccanti sostituendo Morata che era affaticato, Dybala che non ce la faceva più, nessuno dei tre ha dato, tra Moise Kean, Kulusevski e Chiesa, ha dato quello che avrebbe dovuto, in velocità soprattutto, per poter chiudere la partita. Infatti Susanna, Allegri nel post partita dichiara, fa proprio un mea culpa dicendo che avrebbe dovuto fare invece cambi difensivi per perlomeno portare in cassaforte il risultato. Magari se avesse fatto in quel modo avrebbe avuto i tre punti da poter aggiungere alla classifica. Non lo so, in realtà io credo che sia stata più una frase, una provocazione, perché appunto gli viene sempre detto che è un allenatore molto difensivista, e i cambi sono stati tutti e tre offensivi, probabilmente avrebbe anche portato a casa il risultato mettendo un ulteriore difensore, ma sono sicura che avrebbe rifatto la stessa scelta rigiocando la partita, ovvero sei sull'1-0, i tre attaccanti sono stanchi, cambiamo gli attaccanti e probabilmente riusciamo a chiudere la partita. Io credo che fosse veramente una frecciatina nei confronti di coloro che sono entrati e non hanno risposto a dovere. Susanna, ti interrompiamo un attimo perché abbiamo una telefonata, magari è proprio un tifoso della Juventus. Pronto? Buonasera signori, sono Attilio dall'Amburgo, sono un fan scatenato della vostra emittente, guardi. Buonasera Attilio. Anche a lei e al suo collega, anche a lei. Buonasera. Buonasera, volevo fare una domanda sulla Juventus, volevo fare, perché sono juventino e sono un po' anche incazzato, perché in quest'anno stiamo facendo di quelle figuracce che non le fanno neanche all'oratorio, di quelle figuracce qua. Abbiamo preso dei giocatori che sono scarsi, ma molto scarsi, non giocherebbero neanche nella mia squadra del paese, non giocherebbero quella gentaglia lì. E poi hanno fatto anche male a mandare via Cristiano Ronaldo, perché si sente Cristiano Ronaldo quando c'era detto che veniva dentro 5 minuti incazzato lui e risolveva le partite. In quest'anno non c'entrano neanche la porta, poi abbiamo un portiere che non giocherebbe neanche in terza categoria, non giocherebbe quel fenomeno che abbiamo in porta, quel fenomeno, perché quello è un fenomeno veramente, e c'è anche da cambiare tutta la dirigenza, c'è da cambiare. Hanno messo lì certi dirigenti che arrivano dalla Ferrari, ecco, hanno messo lì che non sono capaci neanche a mettere insieme un pistone, non sono capaci neanche a mettere insieme tra Arriva Bene e quell'altro. Andrea Agnelli sta diventando un po', scusi la parola, sta diventando un po' rimbecillito su tutto, sta diventando rimbecillito. Non succedevano queste cose qua quando c'erano i signori Umberto e Gianni Agnelli, perché se c'erano quei due personaggi lì gli appendevano il muro, gli appendevano tutto. C'è un po' di verba. Tanta amarezza. Adesso cerchiamo di mettere un po' d'ordine, ovviamente. Esatto. Il nostro Attilio, cioè capiamo che c'è un po' di disappunto nelle tue parole, nel tuo pensiero. Non è una squadra secondo me però da buttare la Juventus, il campionato così soprattutto tragicamente... soprattutto è lungo. Adesso chiaramente proveremo anche con Susanna a mettere un pochettino di ordine. Giocatori, come diceva Attilio, che non vedono neanche la porta. L'assenza di Ronaldo, e ci tengo a sottolineare comunque la scelta di lasciare Torino, è stata sua fondamentalmente, non è tanto la Juventus che lo ha tagliato. Concentriamoci magari su un giocatore come Ken. Grande talento, ha fatto le sue due esperienze all'estero, all'Everton e al Paris Saint-Germain. Everton un pochettino più sfortunata rispetto che a Parigi, c'è da dire però che è un grande talento. Secondo te c'è il rischio che possa essere, con le dovute proporzioni, un caso Balotelli come talento sprecato, oppure è presto per dire una cosa del genere? Carlo, io però ti interrompo e chiedo magari alla nostra Susanna di aspettare, perché dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Okay. E se è possibile rimani con noi, Susanna. No. A tra poco.
avanti dopo la chiamata del nostro telespettatore Attilio. Torniamo subito da Susanna Gatto, a cui chiediamo di dare un po' una risposta alle critiche di questo tifoso. Il tifoso è giusto che sia arrabbiato, lo sono anch'io. Effettivamente la squadra non sta rendendo come immaginavamo, però io sono arrabbiata in realtà non perché la squadra sia scarsa, ma proprio perché la squadra non rende per il suo valore, e questo è il vero problema, perché se la squadra non valesse veramente quei due punti, allora mi metterei piuttosto l'anima in pace, capirei che insomma ci sarebbe da rifare una squadra intera. Invece credo che bisogna ancora trovare il motivo o comunque la soluzione per poter far valere la squadra al suo vero e proprio livello. Quindi credo che la dirigenza abbia sbagliato alcune scelte, ma non, insomma, è la stessa. Quest'anno sì, c'è stato qualche cambiamento, ma fino ad ora è sempre stata la stessa che ha fatto vincere tanto alla Juventus. Quindi io non credo di essere così critica nei confronti della società, ecco. Ma anche nei confronti dei giocatori, l'abbiamo detto molte volte, sono giocatori di qualità, la squadra di qualità, quindi concordo pienamente con te. Sì, no, ma assolutamente. Poi se pensiamo alla passata stagione, un Andrea Pirlo che in realtà era stato chiamato per allenare l'Under 23 della Juventus, poi è diventato allenatore in un progetto, a mio modo di vedere, che doveva essere pluriennale. È stata interrotta questa linea e in qualche modo la scelta di Allegri non è che dalla prima giornata torna tutto come prima, soprattutto perché non ha elementi, come diciamo prima, magari a metà campo, che consistevano proprio nel fulcro della Juventus che ha raggiunto tanti successi. La difesa qualche anno in più, c'è un giocatore come Matthias De Ligt senza dubbio, ma i due perni che sono Bonucci e Chiellini, anche loro nonostante l'ottimo europeo, hanno qualche annetto in più, e soprattutto ci sono anche Cuadrado, non è proprio un ragazzino, no, lo stesso giovanissimo, no, assolutamente. Ci vuole tempo e soprattutto nel lungo periodo si vede veramente il valore di una squadra. Partire così non è ciò che i tifosi si aspettano, anche gli addetti ai lavori, però di sicuro c'è un campionato lungo ed è sempre la Juventus. Assolutamente, anche perché ricordiamolo, Allegri ha ritrovato una squadra completamente diversa, certo, da quella che aveva lasciato l'ultima volta. Abbiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Ciao ragazzi, sono William, come state? Molto bene. Molto bene, grazie. Ma non ho capito il tuo nome. Sono William da Melano, tifoso juventino. Ci siamo sentiti in circostanze diverse qualche tempo fa. Allora, riguardo la mia squadra, posso dire che sono veramente deluso. Io non do neanche la colpa ad Allegri, perché ho trovato in questa situazione e sono stato con i Sassuoli dell'anno scorso, a differenza di Locatelli, e comunque è Moise Kean. Però allora io voglio capire da Neven, quando parla di progetti su Dybala e sui giovani, allora fra una volta è stato saltato anche in prestito, la maggior parte dei giovani della Juve non giocano quasi mai. Io francamente non ho capito di qual è il progetto della Juve quest'anno. Però se tu vuoi prendere i giovani li fai giocare e li valorizzi, altrimenti dici tranquillamente che è un altro anno di schifo, perché quest'anno due punti in classifica dopo quattro partite, io non ricordo una cosa del genere. C'è un presidente che è inesistente, intorno gente che è competente, perché gli va bene comunque, ha sempre fatto comunque solamente Formula 1, che Rubini, io non so che chi sia questo qui, né è vero un vicepresidente, ma non parlano questi. Cioè, bisogna anche dialogare con i tifosi. Non sapete dire facciamo la Superlega, sì, ok, fate la Superlega, ma con quali condizioni fate la Superlega? Quella scuola qui non va da nessuna parte. Ma neanche forse il giro di Champions, spazi. E siamo già visti, cioè, allora, se prendi Cristiano Ronaldo, investi 8 milioni della stagione per 4 anni e poi smonti la squadra l'anno dopo, cosa vuol dire non prendere Cristiano Ronaldo allora? Allora lascio andare Cristiano Ronaldo. Non ha senso tutto questo, ragazzi, non ha senso, fidatevi. Se lo prendi, ogni anno metti un tassello, altrimenti lascio andare. Perché soltanto noi potranno vincere la Champions League con Cristiano Ronaldo, soltanto noi. Soltanto esclusivamente noi. È andato di fatto. Se è uscito con Lira, è uscito col Porto. Cioè, squadre, penso che squadre normalissime per la Juve quelle. Io non ripeto, non ho neanche la colpa da Allegri. Per me la società è inesistente la società. Non si può difendere indifendibile, secondo me. Io sono molto arrabbiato col presidente, perché ha preso in giro i tifosi. Sì, hai fatto lo stadio, ma più che altro è un salotto più che uno stadio, francamente. Perché non è più uno stadio di Conoscere a Conte. Allora è una boggia.
davanti allo stadio, adesso stavolta è diventato. Cioè, se quello stadio e poi però sono questi i risultati, lasciamo perdere. Un altro tifoso arrabbiato. No, certo. No, William, di sicuro sì. quello su cui hai focalizzato l'attenzione anche tu è la questione società. Grazie a voi, ragazzi. Grazie per il tuo intervento, grazie per la tua chiamata. Anche qui si parla di aspetti societari, di una società che viene definita in qualche modo inesistente o perlomeno poco incisiva, ma anche Susanna, prima anche tu lo dicevi, insomma, ti aspettavi che forse la squadra donata in qualche modo a Massimiliano Allegri potesse essere diversa o perlomeno da plasmare, da modificare nel corso della stagione e delle prossime stagioni. Questo però non mi sembra che sia stato escluso, forse serve solo un attimino di tempo. Io mi aspettavo delle difficoltà, ma non tante difficoltà. Probabilmente questi ultimi due anni di repentini cambiamenti tra società e allenatori non hanno fatto bene né alla rosa né alla squadra, diciamo in toto, e quindi Allegri si è ritrovato in mano una squadra molto più difficile da costruire e da gestire allo stesso tempo, a differenza della prima volta in cui è venuto alla Juventus. Ma ripeto, è una situazione che ha bisogno di tempo, anche perché ad Allegri è stato fatto un contratto di 4 anni. E quindi lo dice il contratto stesso che è un progetto a lungo termine, bisogna avere pazienza, il tifoso non ce l'ha, quindi certo. Se spera nell'esonero di Allegri, secondo me si spera in qualcosa che non avverrà. Ma ognuno fa il suo mestiere, c'è chi fa l'allenatore, c'è chi fa il tifoso, c'è chi fa il dirigente, semplicemente in Italia rischiamo di essere un po' tutti allenatori e quindi c'è la tendenza a criticare certo. con un pochettino di anticipo rispetto ai tempi che sarebbero poi in qualche modo necessari. Poi sicuramente i risultati negativi portano poi il tifoso a fare delle considerazioni magari che a volte vanno anche un po' oltre, diciamo che nell'animo del tifoso, fa parte anche del romanticismo del tifoso che tifa la propria squadra. Ciao Susanna, noi ti salutiamo, ti ringraziamo e speriamo che le prossime partite possano dare dei risvolti diversi, dei risultati diversi per la Juventus. Certo, speriamo bene, grazie a voi, buona serata. Ciao Susanna. Ciao. Pronti a tornare adesso?